Ciao amici, benvenuti sul mio canale YouTube. Innanzitutto volevo ringraziarvi per il vostro sostegno, il vostro affetto. Grazie, mi fa piacere che state apprezzando i miei video. Il mio è ancora un canale piccolo, comunque veramente mi fa molto piacere che siete già numerosi a seguirmi e mi fa piacere che mi state seguendo appunto durante i viaggi che ho fatto recentemente oppure anche alcuni viaggi fatti anche prima, precedentemente. Niente, volevo salutarvi. Come avete visto, ci siamo lasciati a Erice. Gli ultimi video sono concentrati nella provincia di Trapani, la provincia dove sono nato io. Sono nato a Castelvetrano, provincia di Trapani appunto, però vi sto parlando qui della provincia di Bergamo, dove con la mia famiglia risiedo da molti anni. Come dicevo, dopo Castelvetrano, la mia città natale, assieme ai miei amici Cristina e Marco, che sono bergamaschi, sono venuti giù a settembre scorso da me. Dopo i templi greci di Selinunte, i faraglioni di Scopello e la bellissima spiaggia di Castellammare del Golfo, siamo stati poi a Porto Palo di Menfi e siamo andati nella bellissima Favignan, che non lo sapevamo, ma quel giorno era il patrono dell'isola. C'è stata una processione mentre noi facevamo l'aperitivo con lo spritz e passava la processione in parte a noi. Comunque avete visto che bellissimo mare che c'è appunto a Favignana. E poi siamo stati a Erice, questo bellissimo borgo medievale, un po' grandino, circa 26.000 abitanti, a 750 metri di altezza dal livello del mare. Scendendo da Erice, siamo andati, sempre a settembre, eravamo il 15 settembre, siamo andati alle saline di Trapani, che è lì che adesso vi sto per portare. Ho voluto dividere il video in due, quindi la prima parte Erice e poi verso le 2 pomeriggio siamo scesi giù alle saline di Trapani. Allora, un consiglio appassionato: bellissime le saline di Trapani, come quelle di Marsala, che quest'anno andrò e quindi poi caricherò il video. Ma vi consiglio proprio di farlo nel pomeriggio inoltrato, durante il tramonto, perché i colori sono bellissimi. Noi siamo stati alle 2 del pomeriggio, io, Cristina e Marco. Marco è rimasto dentro la macchina perché faceva caldo, c'erano 35 gradi, nonostante già fosse settembre inoltrato, era metà settembre, il 15 settembre c'era proprio caldo, quindi lui è rimasto in macchina all'ombra dietro una casa lì vicino, e io con Cristina abbiamo fatto delle foto appunto davanti a queste bellissime saline, belle, ripeto. Però vedrete che dalle nostre facce, da quella mia e di Cristina, sembriamo un po' seri, ma in realtà abbiamo apprezzato tantissimo il luogo e che eravamo sotto 35 gradi, quindi diciamo che non eravamo tanto sorridenti, ecco perché io volevo specificare questa cosa. Poi tra l'altro, l'ho detto già in altri video, essendo io ipovedente dalla nascita, quindi magari ci sta che alcune cose io, venendo sfocato, non capisca bene in quel momento, vedo meglio le cose tramite video, tramite foto dopo, che mi fanno un po' tipo da occhiale. E quindi praticamente che succede? Che sentirete nel video che io chiedo a Cristina se quelli davanti a noi fossero le vasche delle saline, che effettivamente erano le vasche delle saline, per un bambino lo capiva. Quindi voi penserete che io mi sia imbecillito, ma in quel momento, tra il sole, tra la stanchezza, tra che io vedo sfocato, ho fatto questa domanda. Quindi perdonatemi se poi sentirete questa domanda cretina che faccio alla mia amica, dove chiedo appunto: ma queste qua sono le vasche? Ecco, capirete perché. Ecco questo. Niente, volevo farvi questo saluto. Quindi dopo Erice vi porto subito alle saline di Trapani. Mi sono anche un po' nato. Vi anticipo già che il prossimo video sarà nella bellissima San Vito Lo Capo, un mare spettacolare. Quindi abbiate pazienza, che a breve lo caricherò. È stato il giorno dopo delle saline e poi ci saranno altri bellissimi posti, che è una bella sorpresa. Quindi andiamo adesso intanto alle saline di Trapani. Andiamo. Ciao amici, dopo aver visto Erice ci troviamo alle saline di Trapani. Guardate che bello. Certo, sarebbe bello venire a tramonto, sono soltanto le 2 di pomeriggio e quindi dobbiamo decidere se rimanere qua fino al tramonto oppure tornare un'altra volta. Comunque ci sono giù in fondo i fenicotteri di rosa e ci sono qui i fenicotteri di rosa. No, sono i fenicotteri bianchi e grigi. Bianchi e grigi? Di rosa, stavano volando ma sono volati via.
ok, non volo di via, ecco. Quindi. Se, vabbè, mare giorno. Ok, e guardate qua le saline, le montagne di sale, avevo qualche macchina che passa che non c'entra niente. Bello, eh? Dai, un'occasione, un motivo in più per tornare di nuovo quando ci sarà il tramonto. Però oggi sono le oggi. Siamo venuti un attimino prima perché era troppa la nostra curiosità. E motivo in più per tornare appunto la prossima volta nel pomeriggio più inoltrato. Quindi queste qua sono le vasche? Noi eravamo la cima prima. Però ieri c'è la cima. Guardate, ci finiamo qua. Ma si può toccare? Può toccare un bar in sale. No. Ah, c'è scritto? Sì. Guardate. Aspetta. Bianchissimo, mi sto accecando, io poi lo vedo col le mosche. Ok, niente, non lo tocco, lì. Bellissimo, guardate, bellissimo. Qualche montagna di sale. Bello, eh? C'è un po' di vento, lo giro, guardate, lo giro.